Questi sono imperatori. Gli imperatori non vengono nominati dal governo mondiale. Il governo mondiale subisce gli imperatori. Chi diventa imperatore lo diventa, come dico io, a furor di popolo. Ma questo non vuol dire che il popolo alza la mano, va a votare. Ok, Calabrese di Crotone. Non è che alza la mano oppure va a votare e dice voglio Kaido imperatore, voglio Rufy imperatore. Quindi, o dopo glielo chiedo Michele, cosa succede? Quando dei personaggi iniziano ad avere sempre più centralità nel mondo di One Piece, alcuni pirati, perché? Perché diventano più pericolosi per il governo, perché riescono ad avere delle isole sotto il proprio controllo, perché riescono a finire sui giornali. Ragazzi, i giornali One Piece sono importantissimi, i social non esistono, la comunicazione in One Piece è fondamentale, un potere grandissimo, forse il potere migliore, il potere più grosso in questo momento. Quando un personaggio del genere ha tutta questa centralità, può automaticamente diventare imperatore, ma non è che viene nominato da qualcuno, è che tutti iniziano a considerarlo tale perché ha quelle cose che sta dicendo Perry Salinger: influenza, territori, uomini, potere mediatico. Quando Rufy è stato nominato quinto imperatore, Rufy non veniva ancora riconosciuto ufficialmente da tutti come imperatore, ma Morgans gli ha dato il là. È come se avesse detto: ci sono i quattro imperatori. Poi c'è lui, c'è questo ragazzino che si sta facendo spazio, c'ha la flotta, c'ha gli uomini, ha potere, ha influenza, perché quando escono i giornali del quinto imperatore, cosa viene detto? È andato nel territorio di un imperatore, ha messo sotto il suo comando, quindi ha comandato il German Double Six. E voi pensate a quelli che leggono i giornali: Madonna, questo è riuscito a comandare il German Double Six, che è famosissimo, sono criminali, assassini famosi, è un regno. Il German ha comandato la rivolta con Capone, quindi un altro membro dei Shichibukai, ha buttato giù, ha mandato all'aria l'evento Jim, ha mandato avanti all'aria l'evento di Big Mom, è andato sull'isola, si è ripreso Sanji, che se l'era preso l'imperatore, e se l'è riportato. Ha una flotta, viene detto sul giornale, una flotta a sua disposizione, quindi è quello che è più vicino a diventare un imperatore. Lo potremmo chiamare il quinto imperatore. È quello che dice il giornale. Poi quindi cosa succede? Quando cadono due imperatori, automaticamente, ma le persone, chi è che sono caduti due? Chi è che iniziano a chi è che inizia a Il popolo, chi è che può iniziare a considerare imperatore? Quelli che erano più vicini a diventarlo. Rufy. Lo chiamavano già il quinto imperatore. Una volta che cade uno dei due, dice: vabbè, la gente dice: vabbè, è Rufy il prossimo. Cioè, se ora non c'è più Kaido, non c'è più Big Mom, adesso Shanks c'è, Barbanera c'è, è Rufy quello più potente subito dopo. L'ha pure battuti, quindi è Rufy. E quindi Rufy viene considerato l'imperatore a tutti gli effetti. Ok? Buggy, ragazzi, Buggy, voi dovete pensare sempre a cosa sapeva la gente di Buggy, non a quello che sappiamo noi. Quello che sappiamo noi è relativo. È relativo. Noi siamo, come ha scritto anche il Reb nell'omelia, spettatori privilegiati perché abbiamo la capacità, la possibilità di sapere la verità per alcune cose, di sapere quello che i personaggi pensano. Quindi noi sappiamo che Buggy è un codardo. Noi sappiamo come Buggy è fuggito da Impel Down e come ha preso sotto il suo controllo i pirati imprigionati ad Impel Down. Ma la gente comune che va a aprire il giornale e si trova: Buggy, Buggy, ex membro della ciurma di Roger. Wow!
Quella è la prima. Questo è il giornale, no? Wow! Buggy! Wow! Stava nella ciurma di Roger. Marò! Poi leggo nel rigosotto. Il rigosotto. Amico intimo di Shanks il Rosso. Wow! Mannaggia! Che porca puttana! Ma veramente! Questo con sto naso rosso! Porca puttana! Poi leggono sotto e fanno. Evaso uno dei due ideatori, perché poi viene dato il merito a lui e a Rufy per l'evasione a Impel Down. Ha causato l'evasione a Impel Down. Marò! Ma inizia a sudare freddo, cioè voi ma che cazzo, tipo, e ci sta, quelli stanno proprio rapando da soli, cioè voi immaginate questi che leggono i giornali, che gli piacciono i pirati, i bambini a cui piacciono i pirati, stanno proprio a rapare, cioè ma che, cioè questo dall'improvviso, ieri non lo conosceva nessuno, esce il giornale e cioè si capisce più niente, dici ma che cazzo, ma veramente è andato via da Impel Down questo. Ma stiamo a scherzare? E qui. E quindi il pisello fino a qua che non riescono a leggere, lo devono spostare. Tipo, ce l'hai qua, non lo spostano così. Aspetta. Poi fanno. Ha preso sotto il suo controllo migliaia di evasi da Impel Down. Pirati fortissimi. Wow! Ma che cazzo? Porca. Poi continuano a leggere dopo. Si è recato a Marineford per provare a salvare Ace. Cioè, questo non solo è scappato da Impel Down, poi visto che c'aveva un cazzo da fare, invece di andarsi, ah, andiamo a bella vita, siamo appena evasi così, ma chi se ne fa, andiamo in guerra, vaffanculo, va, cioè andiamo a combattere. Porca puttana! Cioè, quelli che lei, mamma mia, questo no, cioè, questo proprio vive per la guerra, vive per combattere, è un mostro esagerato. Cioè. E poi non è finita qui. Barba Bianca gli parlava come se fosse un suo pari. Wow! Cioè, dice Barba Bianca, quello che era forte come Roger, che era considerato come Roger, parla a Buggy come un suo pari. Porca puttana! Ma che cazzo è? Immagina proprio il sudore. Io sto sudando io immaginando in quelli. Ma che cazzo? Ma che porca puttana. Ventilatore, fammi mettere il ventilatore a due. Porca puttana. Ma che cazzo sta a fare? Buttaria, mamma mia. Cioè, stava poi litigando con Shanks a Marinvo. Wow! Cioè, senza mettere manca paura di Shanks. Ora. Vabbè. Fuggito da Impel Down, da Marineford. Porca puttana, porca. E non è finita qui. 2 anni di time skip. Agenda ogni tanto apre il giornale e dice: ah, Buggy in prima pagina. Mamma mia, ancora lui. Cioè, immaginate la gente, no? Che sta così presa. Dice: ah, io voglio Buggy sul giornale. Datemi a Buggy, porca. Io voglio Buggy sul giornale. Questi che vanno a comprare il giornale solo per trovarsi a Buggy sul giornale. E quando aprono fanno così: wow, Buggy! E iniziano a chiamare la gente. Oh, voglio che cazzo. Cioè, capito? Vieni a leggere, vieni. Cioè, e quindi stanno lì e leggono: ha creato un impero criminale di mercenari, ha sotto il suo controllo i giganti. Vedi? A me viene da ridere, io immagino questo. È riuscito a fermare la guerra, la rivolta in quest'iso. Mamma, Lugar, ma che cazzo? È 2 anni che si va avanti così. Cioè ogni tanto apri il giornale e ti trovi Buggy in prima pagina. E tutti si emozionano così con lì. No? E quindi tu dici: ma che cazzo è questo? Ma che cazzo è sto Buggy? Che cazzo è? Iniziano a fare i santini di Buggy in giro per le strade. Iniziano a fare le statuine di Buggy a Napoli, sui presepi. Raga, iniziano a fare di tutto e di più.
cioè, la gente impazzisce per Bucky. Cioè, hai capito? Cioè, i bambini vogliono le action figure di Bucky, pop di Bucky. E la gente impazzisce per Bucky nel mondo. Impazzisce. Quindi poi quando cade, cade un imperatore, no? Cadono Kaido, cioè, vabbè, c'è Rufy e poi cioè, e lo chiedete pure, chi deve essere imperatore secondo voi? Quello c'era meglio di Kaido, Shanks, Teach e Big Mom messa insieme. Cioè, era solo questione di tempo, quindi Bucky nuovo imperatore. Ma per forza nuovo imperatore. Porca puttana. E che cazzo, ma se non metti Bucky, cazzo mi... E poi arriva uno dice: che facciamo imperatore? Ma dai, potremmo mettere Lu. Ma chi cazzo? Cioè, tu immagina, a fianco a Bucky, che ha fatto tutte le cose in cui abbiamo elencato, vedono il curriculum di Lu. Ex membro della flotta. Ah! Che poi anche Bucky, non l'abbiamo detto, era membro della flotta alle 7, però era il minimo delle cose che abbiamo... Ex membro. Oh! Ha battuto Doflamingo insieme a Rufy. Ah, alleanza con Rufy. Ah, ha battuto le due. Questo è bello. Però Bucky, raga, però Bucky. Cioè, Bucky. Tutti i bambini del mondo di One Piece. Tutti i bambini del mondo di One Piece. Tutti col naso rosso. Tutti. Nei 2 anni di pausa, di time skip che noi non abbiamo visto saltare, nel mondo di One Piece c'è stato un aumento vertiginoso delle nascite dovute agli accoppiamenti dopo che le persone hanno letto il primo giornale di Bucky dopo Marineford. Quindi la gente non sapeva che cazzo fa, è iniziata ad accoppiarsi perché era così arrabbiata che doveva in qualche modo pensare a Bucky e accoppiarsi. E contemporaneamente, 9 mesi dopo quel giorno, ci sono stati migliaia di genitori che hanno dato il nome di Bucky ai loro figli. Quindi adesso nel mondo di One Piece il nome più utilizzato è Bucky. Praticamente sapete quando è diventato Papa Francesco? C'è stato in quell'anno Francesco è stato il nome più dato ai bambini. È successa la stessa cosa con Bucky. Oggi si chiamano tutti Bucky. Tutti. Quindi ragazzi, quando dite ma che cazzo ha fatto Bucky? Ma che cazzo hai fatto tu? Ma che cazzo sei tu? La gente risponderebbe così, la gente di One Piece. No, ma se, immaginate uno. No, ma secondo me Bucky non meritava di essere imperatore. Ma che cazzo stai? Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ma li leggi i giornali? Ma sei andato a scuola? Ma li leggi i libri? Cioè, inizia di la gente. Ma l'avete fatte ste cose? Bravo, carta canta, leggi i giornali. E questa è la storia di come si diventa imperatore.